Sandro. Senti, purtroppo tutto come previsto. Dico purtroppo perché sembra un film già visto, il Sudtirolo è bravo a difendersi, Parma fa fatica ad attaccare, a far gol, anche se forse nel secondo tempo non siete mai usciti dalla loro metà campo, però tutto come previsto. Sì, beh, tutto come previsto, cose che è un po' quello che ci è successo in tante partite, oggi ancora di più contro una squadra che in quelle situazioni devo dire che è anche per scelta. E, noi invece tante partite le abbiamo messe gli avversari di là, costretti a stare dentro l'area, quindi un po' ci dovevamo abituare, un po'. Io faccio i complimenti ai ragazzi perché oggi stare una partita che potrà sembrare monotona, no, a vederla, però tenere la testa nella gara per 90-95 minuti e non subire una ripartenza sono energie fisiche e anche mentali, quindi poi è chiaro, la partita poteva essere sbloccata e poteva aprirsi in un altro scenario, però questa è la gara. Senti, ricordando anche l'andata, nell'uno contro uno il Parma anche oggi ha fatto fatica, ne abbiamo parlato anche ieri, no? Poteva essere questa l'arma, adesso dirlo dopo, è anche inutile, però in queste ammucchiate nella loro area, nella loro metà campo. Io credo che queste partite, perché poi c'è stata una situazione clamorosa, no? Ancora quella di Lautaro, no? Un tiro bellissimo, e quelle sono, cioè, tra le tante, no? A volte le partite si sblocchi anche in questo modo. Certo che quando gli spazi sono così stretti e giocare lì è sempre, bisogna rischiare la giocata, rischiare l'uno contro uno, entrare, però quando ti trovi poi vicino alla bandierina a trovare il dribbling, e noi l'abbiamo trovato, poi alla fine c'era un continuo raddoppio, sei costretto a mettere la palla in aria. E lì poi trovare il guizzo, una situazione, perché sono arrivati più di 30 palloni in aria, 40 palloni, quindi davanti c'è poco spazio. Nelle zone laterali c'era la possibilità di farlo, l'abbiamo fatto, ci siamo arrivati, poi però sei costretto a mettere la palla dentro e lì dovevamo portare più uomini, ma non lo so se era importante portare più uomini. Ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Bisoli ha appena detto, il primo tempo alla pari, il secondo tempo un grande Parma che ci ha obbligato a chiuderci nella nostra metà, nella nostra area. Sei d'accordo con questa fotografia? Ma alla pari per quello che sono le loro cose, noi anche questa era una scelta di aspettarli un po' e di farli venire per non trovarci poi nel traffico dentro l'area, quindi la scelta era quella di abbassarsi e farli uscire anche nel. Però è stata più o meno la stessa linea, è stato il preludio, poi quello è stato il secondo tempo. Io non ho visto, certo sono stati un po' più alti, ma proprio per scelta, poi il secondo tempo. Praticamente la palla era sempre nostra e a quel punto c'era una sola fase e non ci sono state più le possibilità. 50 minuti dentro, insomma, i 40 metri e forza e energia, ripeto. Quindi ripeto i complimenti ai ragazzi perché queste partite, noi tante partite, lo sapete, le abbiamo perse in casa con molto meno, quindi oggi bravi. Ampollini. Sì, buongiorno mister. Beh, la squadra oggi ha dimostrato sicuramente voglia, organizzazione, questi sono aspetti che non si possono non sottolineare. Però la mia domanda è questa: in casa questa squadra fa tremendamente fatica non solo a segnare ma anche a tirare in porta. Ecco, hai mai pensato magari a cambiare qualcosa a livello tattico? Prima parlavi di portare più uomini in area, anche durante la partita, magari che so, mettere Bonny più vicino ad Inglese per i tanti palloni che presumibilmente sarebbero arrivati negli ultimi minuti, come è stato. Un solo attaccante in mezzo all'area, in mezzo a un nugolo di difensori, è sembrato fare un po' fatica. Sì, a Cosenza noi ci siamo trovati a vivere questa situazione l'ultima mezz'ora con Charpentier e Bob. A volte anche il tipo di gara che si fa, no? Sì, portare tanti uomini dentro non sempre è sinonimo poi di trovare l'occasione del gol. Bonny è molto forte nell'uno contro uno, ormai non c'era più spazio. Io credo che lì lo potevamo sfruttare molto di più.
e in una situazione avremmo potuto attaccare meglio la porta anche da una zona più laterale. Questo è che quindi cose tattiche ci possono essere, accorgimenti li possiamo cercare, trovare, però oggi cioè, di cosa parliamo, dai? C'è una partita che va bene, veramente neanche un allenamento. Charpentier sta trovando veramente poco spazio, capisco che sia difficile anche non vedendo gli allenamenti. Qual è il problema di questo giocatore che non scende mai sul rettangolo verde di gioco, nonostante l'anno scorso Frosinone, quando ha giocato, ha fatto veramente bene? Qui a Parma non trova praticamente mai spazio. Ma non è che l'abbiamo detto, io ve l'ho detto già, il ragazzo è stato fermo 8 mesi. 8 mesi, ha ripreso, si sta allenando, sta dando continuità, ha fatto 45 minuti con l'Ascoli anche molto bene. Poi però all'interno non gioca inglese, gioca Franco, se non c'è Franco c'è bene, che c'è sempre da parlare di qualcuno che rimane fuori, ma questo è evidente, lo so, mi rendo conto. Ma Gabri sta lavorando bene, oggi un po' c'è stato un cambio forzato su un giocatore, ma poteva essere nell'ultima parte finale, nel rush finale poteva essere della gara. Quindi lavora, sta meglio, migliora. Scelte tecniche dettate poi dal momento. Ultimissima da parte mia, la scelta di Benedice anche il primo tempo, una gara che si poteva supporre avrebbe regalato pochissimi spazi in area, quindi con molta densità di difensori, lui probabilmente è uno che ama più ricevere il pallone nello spazio, ama meno rispetto ad Inglese e a Charpentier mettere a terra il pallone, difenderlo. Ciononostante hai scelto lui, posso chiedere il motivo? Perché comunque ha una fisicità forte di testa, forte a due piedi, può tirare in porta, l'attaccante l'ha fatto tante volte, lo so che c'erano poche possibilità, ecco perché tante volte ci siamo abbassati cercando di far giocare per crearci degli spazi e quindi era una scelta dettata, oltretutto viene da un periodo in cui sta dando continuità, mi piace dargli continuità e poi ha lavorato bene, si è girato un paio di volte e poteva concludere. È un attaccante, come dici, giustamente un caratteristiche diverse dagli altri, però questo era il motivo. Prego. Prego. Buonasera mister, Giovanni Spadavecchia da 11 contro 11. Volevo chiederle quanto è pesata secondo lei l'assenza di Vasquez? Avrebbe potuto dare più estro alla squadra? Perché è mancata un po', diciamo, di cattiveria magari sotto porta. Grazie. Ma noi partite del genere abbiamo fatte anche con Franco dentro il campo, quindi ora non c'era Franco, non cambia nulla, perché ripeto, noi tante partite ci siamo trovati a giocare in questo modo e la difficoltà di scardinare, perché tante situazioni di squadre che le costringiamo poi a difendersi, quindi non credo che abbia inciso. Grazie. Chiesa. Sì, buonasera mister, mi aggancio a questa domanda per darle, siccome l'abbiamo fatta anche a Bisoli, per darle la risposta di Bisoli che ha detto il Parma avrebbe avuto più difficoltà perché probabilmente avrebbe avuto meno equilibrio. È d'accordo con la presenza di Vasquez? Ah, se avessi avuto Vasquez avremmo perso equilibrio, questo era quello che diceva Bisoli. Questo ha detto più o meno. Chiedetelo a lui, l'ha detto lui, amen. No, non mi sembra d'accordo però. Perché noi con Franco abbiamo anche equilibrio. E... Fava. Mister, intanto le chiedo come sta Estevez, che è uscito anzitempo, perché, per quale motivo è uscito? Non so, aveva qualche problema, però mi sembra nulla di grave. Crampi? No, non lo so se aveva un colpo forte o una contusione sul muscolo e il ginocchio è uscito. E domani, insomma, abbiamo il tempo a valutare. Mi riaggancio a una risposta che lei ha fornito prima, diceva c'era più spazio sulle zone laterali per far correre la palla, poi metterla in mezzo e quindi di conseguenza avremmo dovuto portare più uomini dentro l'area. Poi dopo però ha anche aggiunto non so quanto conti portare gli uomini dentro l'area. Mi può spiegare un attimo questo suo passaggio, questa sua frase, il suo pensiero? Sì, ecco, lo spiego, è una questione numerica. Quando una squadra avversaria è dentro con 6 giocatori, 6-7,
non è che portarne altre sette, a volte si difende anche per accumulo, per, e quindi si trova a spa difficoltà nello spa, perché erano dentro l'area sei giocatori, se noi avessimo portato altri sei rischiavi solo di perdere terreno e qualche ripartenza. Noi avremmo potuto chiudere le azioni anche su delle giocate di prima, tiri in porta, l'abbiamo forzata, anche una giocata molto bella di Bob che ha trovato l'inserimento di Camarà, quelle situazioni l'avremmo dovuto sfruttare meglio. Quindi questo è io ritengo che a volte non serva a portare, perché poi comunque presti il fianco a una squadra che sulle ripartenze, poi con l'ingresso di C6 avrebbe potuto farci del male. Quindi equilibrio, creare situazioni, anche sfruttare una situazione sola ci avrebbe potuto portare alla vittoria, perché questo era il tipo di gara. Infatti nelle ultime due partite ho notato molte più conclusioni da fuori area, quindi probabilmente è un piano B che è già in corso da qualche tempo, anche oggi molto vivace, Bernabé che ci ha provato un po' da tutte le posizioni. In assenza di Vasquez oggi possiamo dire che Adrien Bernabé si è preso sulle spalle questa squadra, si è preso la responsabilità del leader, quantomeno tecnico. Ma no, ma Adrien sta dando continuità nelle partite, 90 minuti, ha fatto un primo tempo dove ha rotto gli equilibri con le sue percussioni, e entrando sia a sinistra che a destra, è stato forse una questione di precisione, però ha avuto le situazioni per far male, ha quelle qualità, è in grado di poterlo fare, e poi anche il tiro dal limite, noi dobbiamo sfruttarle queste cose di più, soprattutto parlavamo in settimana dei centrocampisti, perché tante volte il gol lo possono rompere anche insomma con dei tiri dal limite da parte dei centrocampisti. Ceci. Mister, il pianto tattico questa volta è stato un 4-3-3 con Bernabé che andava poi ad appoggiare le tre punte, ma hai provato a pensare durante la partita di cambiare qualcosa? Ma stavo pensando a mettere più Bernabé vicino alla punta, o Camarà con l'ingresso, e poteva darci qualcosa, però perdiamo poi magari l'inserimento all'altro centrocampista, invece mi piaceva avere tutti e due centrocampisti in grado di poter accompagnare l'azione, quindi Bernabé lo stava facendo molto bene, anche Somma l'ha fatto molto bene, quindi erano, alla fine è vero c'era solo la punta centrale di riferimento, poi avevamo due esterni più due mezzali che arrivavano a sostegno, il terzino che arrivava a sei persone, io credo che... Sì, ma è mancata la velocità o la capacità di saltare l'uomo? Ma in alcuni momenti bisogna un po' di velocità nel passaggio e un po' più di convinzione nell'uno contro uno, questo senz'altro. Comunque non sono bastati 13 calci d'angolo, alcuni battuti anche in modo diverso. Partite così si possono risolvere in questo modo. Il primo tempo su Osorio è stata una ribattuta, una buona giocata, e anche quella di Mann, 13 sono tanti ma poco efficaci. A posto, grazie a tutti. Ciao, arrivederci.